Noi vogliamo dare il senso di questo stare insieme con tantissime voci, con tantissime realtà che sono qui su Roma, collegate a oltre 60-61 città in Italia. È una festa della democrazia economica, come la diamo noi da chiamare, perché siamo nati quasi 3 anni fa qui a Roma in un incontro con 4-5 persone per lo sdegno e la sofferenza che provavamo come cittadini nel vedere nei bar i poveri consumati dall'azzardo, che è un sistema costruito a scopo di lucro complice del governo. Questa è l'intuizione bella che abbiamo avuto. Abbiamo detto: bene, possiamo star male, ed è già qualcosa, perché già il mal di pancia per ingiustizia è una forma di virtù civile, però possiamo trasformare questa indignazione in un'azione collettiva. E allora abbiamo detto: come però? Qui abbiamo messo insieme un po' di studio, un po' di esperienza, andiamo a premiare i bar che tolgono le slot machine. Siamo qui per premiarvi, perché la vostra scelta di non mettere le macchinette rende questo bar più spazioso per le persone. Ufficialmente, a nome del movimento Slot Mob, le consegno l'adesivo da porre alla vetrina. C'è un mondo sommerso di giocatori di cui non si conosce bene la stima, però sono sicuramente tantissimi, perché lavorando sui territori vediamo che la situazione è veramente disastrata. Giocano a qualunque età e diventa sempre più preoccupante invece il gioco dei minori. Andiamo spesso nelle classi e vediamo che ci sono tantissimi ragazzi che giocano o che hanno dei giocatori che giocano, e molte associazioni di psicologi ci dicono che il gioco minorile sta diventando sempre più un problema nonostante sia vietato, perché ovviamente c'è il gioco online dove è molto facile bypassare tutti i controlli e giocare direttamente da casa. E oggi, in occasione di tutti gli slot, di 61 slot mob che facciamo in contemporanea, inviamo una lettera al presidente Mattarella. E qua raccogliamo le firme per chiedere appunto il suo intervento per mitigare la diffusione dell'azzardo e per rimettere in discussione l'affidamento alle concessionarie dell'azzardo. La macchina del moderno gioco d'azzardo, dalle forme più semplici, dal gratta e vinci fino ai giochi online, fino ai casinò online, fino alle slot machine, è stata progettata, predisposta, fatta funzionare in modo da creare la massima fidelizzazione, la massima continuità nel consumo, ampliando e di molto la sfera dei giocatori che continuano a consumare azzardo in condizioni di dipendenza. Quindi è la macchina in sé che è stata costruita per generare dipendenza da gioco d'azzardo. E degrada sempre di più la coscienza, come dire, della responsabilità. Ci troviamo dinanzi a tante persone fragili. Proprio un minuto fa mi ha detto una persona: io sto lottando per uscire dal gioco d'azzardo, mi sono rovinato la vita. E gli ho chiesto: ma perché lo ha fatto lei? Perché non lo so, perché fin da bambino in fondo tentavo la fortuna sbagliando, adesso me ne rendo conto. Questa è la vera problematica che c'è dietro, e per risolverla bisognerebbe che a livello delle istituzioni, sul piano educativo, nelle scuole, nelle famiglie, nelle parrocchie, si facesse davvero un qualcosa capace di incidere nella coscienza che lo star bene non può avvenire attraverso lo star male.